L'USB Unione Sindacale di base ancora al fianco dei precari della sanità molisana. Negli ultimi mesi diverse le manifestazioni davanti ai palazzi del potere della regione per fare simbolicamente pressione sulle istituzioni. La richiesta dei circa 140 lavoratori a partita IVA, supportata dal sindacato, quella di un'assunzione a tempo determinato. Il nodo è l'articolo 2 bis del Cura Italia, recepito dall'ASREM con l'emanazione di avvisi pubblici per la formazione di graduatorie di OSS e infermieri a incarico professionale. Ma quei precari, ingaggiati allo scoppio dell'emergenza Covid per far fronte alla carenza di organico nella sanità pubblica regionale, auspicano una procedura pubblica di assunzione che preveda una premialità attraverso punteggio per chi abbia già maturato un'esperienza lavorativa nella sanità molisana. Ora, intanto, con la proroga per 3 mesi del contratto a partita IVA, per quei lavoratori le incertezze rimangono. In caso di malattia o di infezione da Covid non ricevono nessun indennizzo, lamenta Sergio Calce. E il segretario confederale di USB Molise annuncia che la mobilitazione del sindacato al fianco di quei lavoratori andrà avanti fino a quando quelle istanze non saranno accolte. Noi chiediamo che vengano assunte a tempo determinato, la politica è divisa e spaccata e non riesce a tirare fuori un documento fattibile affinché si apra un bando per mettere diciamo, e assumere questi lavoratori, oltre 140, a tempo determinato. In un momento difficile e delicato, purtroppo la pandemia non è finita, non è possibile che molte di queste OSS e infermiere si siano anche ammalate e non gli venga riconosciuta la malattia. Ecco perché qui ci sposteremo davanti alla Giunta, davanti alla Direzione Generale dell'ASRE, affinché questo tema importante venga risolto. Si tenga presente che nel decreto 2 del Cura Italia c'è che bisogna assumere questi lavoratori e lavoratrici a tempo determinato. Non è più possibile tenerla a partita IVA perché la pandemia non si è fermata. Non molleremo, andremo avanti.